tale gas da quinta ora, uguale in tutte le classi del mondo. È un riso che si annuncia con un lucente sentore di graffiura e di truccia di percorso da cancellare. Dove spicca l'odore, si fa per dire, delle scarpe da ginnastica e degli altri, mitigato qua e là, da dopo papà e certo. La studentessa prima e la docente lui, che abituare il polmone a un nostro ossigeno è stato un vero e proprio calvario. Ora faccio l'insegnante privata, o meglio, l'insegnante privata è una parola priva di senso. Tutti gli insegnanti sono privati e la scuola è una faccenda privata tra Dio e il capitale. Non so come funziona da voi, ma qui, nel mio paese, il mulino nero sponsorizza gli orsolini, i basilischi e le zampine di Gesù. La Insema è lo sponsor ufficiale dell'Istituto Professionale Proveniente e lo chef più scivolo, quello del mio ex, della mia ex scuola. Dove mi ha convocato il vecchio senso? Non so da perché, ma sto divagando. Cosa dicevo? Ah sì, ora per campare faccio l'insegnante privata. Il mio pane quotidiano sono i poverelli che a 18 anni scrivono ancora Andretti. Per fortuna la grande riforma che ha seguito il grandioso programma Gentiliani ne ha conservate le piccole virtù come l'ortografia e i promessi sposi. Chissà che razza di tangente avrà pagato il Manzoni per assicurarsi il suo polpettone in simil toscano in tutte le scuole dal 1861 sino all'Apocalisse. Serventi, vado a chiamarmi la professoressa Caro per potessi nutrire. Professoressa Caro, lei si è liberato, la prende in giro. Sono disperato! Va bene, Madonna buona! Sentiamo di che si tratta! Shhh! Il nemico ha orecchi dappertutto! È un caso delicato! Un alunno della sua vecchia scuola! E nei guai! Un bravissimo ragazzo! Sono molto in pensiero per lui! Vabbè, le dirò tutto! Si tratta di mio figlio Marco! Ho scoperto che fa uso di sostanze fuori legge! Se ricordo bene, l'unica roba fuori legge che circolava al 105 erano le sue circolari, senza. Ortografia psicoedelica, tagliata malissimo. Ma no, professoressa! Libri! Marco divora libri! E sono libri di storia, capisce? Il suo cervello è completamente stravolto, professoressa! Marco è rinchiuso in se stesso. Rimurgina, scrivicchia, il servizio psicodisciplinare Championship sospetta di lui, aspetta solo che commetta qualche imprudenza per incastrarlo. Me lo porterebbero via, potrebbero rinchiuderlo al di là della vita. Lei comprende questo, vero? E come no? La chiamano comunità di recupero, ma è prima la vita. È una lavanderia a gettoni per normalizzare giovani dal brutto vizio di pensare. È lì che finiscono giovani consumatori che spiegano il loro tempo in attività alte economiche, come chiedersi perché il mondo fa schifo e scrivere questo.
Professoressa, ha solo 17 anni. Lo convinca a non compromettersi. Ha lasciato perdere certe cose troppo pericolose per la sua età. Almeno fino alla fine della scuola. Sa, professoressa, qui alla Championship, a Spazia Clara, la ribella della cattedra è ancora un mito. Allora, per tenerlo buono, gli prometta qualcosa. Non so, una lezione privata su Kennedy o sul 68. Ci cascherà. Sono convinto che se Marco lascerà la storia per 2 o 3 giorni, se ne dimenticherà ritornando un figlio di una volta. Ma bisogna fare in fretta. Ieri ho trovato nel suo zaino un vecchio quotidiano del 95 contro autorevoli esponenti dell'attuale governo. Pensi che sta scrivendo una tesina su una leggenda, una squallida storia di corruzione, Mazzettopoli o qualcosa del genere. Roba che anche io non ricordo più. E come l'ho scoperto io, presto potrebbero scoprirlo anche quel caso che era di Championship. La prego, professoressa, mi aiuti, non devi finire al Ripalatuta, un centro di reputazione eccellente, ma per le ganze gravi, io so bene cosa succede laggiù. È normale che sa bene cosa succede laggiù, ce ne ha mandati tanti, caro manager, dell'ignoranza di regina. Sì, sì, forse ho sbagliato, ma mio figlio non deve pagare i miei stessi errori. Vi parlo, guardi, ho una sua foto. Meraviglioso scherzo della genetica, è un fiore, la famiglia ha fatto. Oltre che intelligente, è anche bello. D'accordo, merita di essere aiutato. Dove posso trovarlo? Si nasconde la sala giochi. Bingo! Scelta astuta. E l'ultimo posto dove spia Championship andrebbero a cercare qualcuno che fa funzionare il cervello. Una bronza da frigo. Ma no, Marco! Se vuoi passare per un super giovane del tuo tempo, devi essere padrone della lingua. Hai appena detto, ehi, gomma da cancellare. Calma la ragazza bassa, che sto guardando intensamente un vetro noioso. Se fossi una spia Championship,